Nel comune senese di Cetona, dal 23 al 25 luglio arriva la prima edizione del Premio Ruggero Maccari. Tre giornate ricche di eventi, proiezioni, incontri e masterclass, coinvolti oltre 100 giovani sceneggiatori da tutta Italia per il concorso a tema ispirato all'autobiografia del pittore Lionello Balestrieri e intitolato a Maccari, l'autore del mitico film Il Sorpasso. I primi tre verranno premiati durante la manifestazione, che è stata presentata in conferenza stampa a Palazzo del Pegaso. È un premio che quest'anno torna alla prima edizione, ma in realtà Cetona fra gli anni 60 e 70 aveva già istituito un festival del cinema veramente importante che ha fatto sì che Cetona fosse conosciuta dagli ambienti cinematografici, soprattutto romani, ma non solo, e ha fatto sì che si innamorassero di questo bellissimo borgo della Rocca di Cetona, ci acquistassero case e fosse frequentata nei periodi estivi, ma anche un po' tutto l'anno. Per cui in nome della Regione Toscana sono io che devo ringraziare il Comune di Cetona che ha voluto presentare in Consiglio regionale questo evento che fra le altre cose vede il concorso, un premio per tanti giovani sceneggiatori, più di 100 hanno partecipato e credo che dare una risonanza così importante al settore cinematografico, soprattutto dopo gli anni della pandemia, sia un elemento di enorme pregio per Cetona ma anche per tutta la Toscana. Siamo venuti a Firenze a presentare un'iniziativa un po' sui generis, nel senso che nasce dal basso. L'abbiamo dedicata al cinema creando questo bando di concorso per i giovani sceneggiatori e al quale però abbiamo chiesto il contributo di una giuria importante presieduta da Fabio Ferzetti e spero che i ragazzi abbiano fatto un buon lavoro sulle sceneggiature e saranno premiati il 23. Ci onorerà della presenza Laura Morante, l'abbiamo scelta perché è praticamente ha vinto un premio Nastro d'Argento ultimamente e poi c'è una piccola nota a margine, è di Santa Fiora, è in Toscana e di Santa Fiora era la madre di Lionello Balestrieri e quindi stiamo dando onore un po' al mondo di Balestrieri e alla Toscana, alla nostra terra e a Cetona. Eravamo nel periodo della pandemia, i giovani erano addirittura chiusi in casa e abbiamo detto facciamo partire questo bando per il premio Ruggero Maccari dedicato ai giovani dai 24 ai 38 anni. Il tema, abbiamo deciso di dare un tema perché molte volte i premi di sceneggiatura e di cinema sono liberi, quindi tutti possono partecipare e non c'è un tema fisso. Noi abbiamo deciso di dare un tema. Quale tema potevamo dare? Abbiamo per fortuna nel nostro paese un personaggio famoso che è Lionello Balestrieri, un pittore che ha avuto un grande diciamo, successo nel 1900 perché ha vinto la medaglia d'oro all'Esposizione Universale di Parigi, quindi avevamo una possibilità. Questo infatti che vedete è l'autobiografia di Lionello Balestrieri a cui i ragazzi si sono dovuti ispirare. Quindi abbiamo dato a loro il libro, a tutti gli iscritti, che inizialmente erano 100, quindi ci siamo anche spaventati, abbiamo pensato a 100 vite di Balestrieri poi da selezionare e abbiamo anche creato un drive dove abbiamo messo tutto l'archivio di Balestrieri, le musiche, i quadri, le fotografie degli amici, gli articoli che sono stati scritti su di lui. A me piace pensare a un sodalizio tra questi due personaggi, tra Ruggero Maccari e Lionello Balestrieri, un sodalizio immaginario che ha creato quest'idea del premio che è legato strettamente al territorio, quindi è una cosa un po' particolare. Vabbè, forse non perché l'abbiamo inventata noi, però è un premio, diciamo, caratteristico per questo motivo, perché sono comunque legati sia Ruggero Maccari sia Balestrieri strettamente al territorio, a Cetona, e legati in vario modo, perché Maccari non è di Cetona, ma è un, diciamo, adottivo, è un cittadino adottivo. E Balestrieri è nato a Cetona ed è rientrato, dopo tutti i suoi successi e la sua vita tra Parigi, Napoli e Roma, è rientrato poi a finire la sua vita a Cetona. È l'evento attorno al quale gravitano tutte le iniziative culturali del Comune di Cetona perché abbiamo voluto imperniare l'offerta culturale del nostro Comune per quest'estate proprio su questo premio che, come accennava poc'anzi anche la consigliera regionale, ricalca
e ricuce un legame storico che Cetona ha avuto in passato con un importantissimo festival del cinema che si è tenuto tra gli anni 60 e 70, ciò ha contribuito a far conoscere, a dare visibilità a un borgo, a un comune che in quel tempo, a quell'epoca, era sostanzialmente un piccolo comune rurale. Da quel momento, diciamo, il Cetona, il suo territorio, viene conosciuto da personalità dello spettacolo che iniziano a frequentare Cetona, ma vengono catturati dalla sua bellezza, tant'è che molti di questi personaggi la scelgono come luogo elettivo, come buon ritiro, iniziano a vivere Cetona, contribuendo così a dargli lustro, tant'è che viene conosciuta negli ambienti non solo dello spettacolo, ma anche negli ambienti dell'economia, appunto della finanza, e viene frequentato da tantissime personalità, tant'è che è stato definito come uno dei borghi dei VIP. Inaugurata nello spazio espositivo del Consiglio regionale Carlo Azeglio Ciampi, la mostra fotografica di Mauro Cenci dal titolo Biblioteche domestiche, visitabile fino al 30 luglio. 35 immagini realizzate dal fotografo che immortalano alcune biblioteche di casa. L'obiettivo dell'artista è quello di far comprendere il rapporto che c'è con la lettura da parte di tante persone attraverso le loro librerie e tramite i dettagli estrapolati cercare di far cogliere la personalità dei proprietari. Una mostra non solo particolare, una mostra molto bella. Ringrazio Mauro Cenci per averla voluta qui in Consiglio regionale. Noi abbiamo sempre detto che la cultura passa attraverso la capacità di saper raccontare quello che noi siamo. E cosa c'è di più che non quello che siamo in una biblioteca, l'ordine dei libri, come vengono predisposti per autore, i nostri gusti. In una biblioteca c'è il racconto di quello che noi siamo. E oggi vedere qui tante foto differenti che raccontano le differenze di tante famiglie è il segno che noi dobbiamo investire sempre di più in cultura, dobbiamo investire sempre di più nei libri. Pensate che in questo momento tante ragazze non utilizzano la lettura nei libri classici come vedete nelle biblioteche, invece penso che il valore di toccare con mano, di poter sfogliare, è un valore grande che ci rende più belli, e quindi investire sul libro vuol dire investire sul futuro. Per me è una grandissima emozione questa, perché è la prima volta che presento un lavoro in un luogo istituzionale importante come questo. Che cosa posso dire? Che è un lavoro che mi ha preso moltissimo tempo, perché andare a Milano, a Roma, a Parma e poi naturalmente a Firenze eccetera non è stato un lavoro semplice, però quello che mi interessava era far capire il rapporto che c'è con la lettura da parte di tante persone attraverso le loro librerie e con i dettagli che poi io ho estrapolato, e cercare di far capire un po' quella che è la personalità, una sorta di ritratto delle persone che abitano queste biblioteche, che non a caso io ho chiamato domestiche, proprio per far capire un po' l'utilizzo, diciamo così, dei libri. Ecco, questo è un po' il concetto in estrema sintesi del mio lavoro. I sentimenti sono stati un po' contrastanti, perché io mi sono trovato davanti a delle biblioteche molto piccole e molto grandi, e poi in alcuni casi ordinatissime per bene, in altre un grande, se si può usare un'espressione un po' così, un grande casino. Ecco, una grandissima confusione. Ecco, quindi è stata un po' l'eterogeneità, diciamo così, di questi ambienti che mi ha colpito, e poi conoscere queste persone che mi ha dato un'emozione incredibile e una gioia infinita. Ecco. Mi spiegava poco fa Mauro che questa libreria qui dietro è la sezione di una grande libreria dedicata ai libri. Ecco, se potessimo sfogliarli poi, ecco, come ho fatto un po' venendo qui in treno, e dove avevo uno di questi libri,
In realtà poi ognuno di questi libri ha una bibliografia che è grande metà del libro, per cui è veramente un gioco di specchi e di immagini in abisso, dove la fotografia sicuramente ha molte cose da dire. Poi ho seguito da lontano, ma con molta attenzione e con molto piacere, il procedere di questi viaggi di Mauro Cenci attraverso l'Italia. Qualche bibliotecario domestico l'ho trovato io, uno a Milano, addirittura ha fotografato a un certo punto la mia libreria. Mi sono trovato un po' come scriveva una volta Umberto Eco, facendo una prefazione di Andrea Pazienza, mi sono trovato come Cocco Bill che deve parlare di Iacovitti, insomma. Mi sono trovato personaggio in qualche modo dentro questa impresa veramente labirintica ma molto appassionante, e la passione credo che abbia un ruolo di molto sfaccettato a molte facce di questa impresa di Mauro Cenci. Questa idea di Mauro Cenci è un'idea straordinaria, perché cerca anche di conservare proprio plasticamente le biblioteche delle case dei toscani. È un elemento di continuità rispetto al nostro passato, che siamo sempre stati dei buoni lettori in Toscana. Questa intimità mi piace, perché entra nelle case delle persone, e noi siamo qui a celebrare veramente una bella iniziativa. Dopo 2 anni di stop dovuto alla pandemia, dal 29 al 31 luglio a Vinci torna la festa dell'unicorno. Oltre 300 cosplayer animeranno le strade della cittadina, 3 giornate che ospiteranno più di 450 eventi dislocati nelle 9 aree tematiche del centro storico, all'insegna di fantascienza, fumetti, horror, medioevo, fantasy, pirati, oriente e bambini. La 16ª edizione della manifestazione è stata presentata a Palazzo del Pegaso. Vinci sarà al centro delle attività culturali della nostra regione e finalmente si riparte. Dopo 2 anni di stop saranno giornate intense, giornate belle in cui i cittadini non soltanto di Vinci potranno davvero entrare in questo mondo virtuale nuovo, fatto di cosplay, fatto di tante iniziative che coinvolgono soprattutto le ragazze e i ragazzi più giovani. Noi da quando siamo partiti con il lavoro in Consiglio regionale abbiamo sempre detto di voler sostenere quelle iniziative che permettono ai giovani di potersi sentire protagonisti. Questa ne è una di quelle, siamo davvero contenti oggi insieme al collega Sostegni, al sindaco Torchia, di poter presentare qui in Consiglio regionale questa bellissima iniziativa. La festa ritorna dopo 2 anni di stop dovuti alla pandemia. E quindi è una ripartenza importante, una festa che è arrivata alla 16ª edizione, che è nata per gioco ed è diventata una cosa importante, che ha ricadute importanti sul sistema economico e commerciale della nostra città. Quindi per questo siamo qua, siamo per promuovere la 16ª edizione della festa dell'unicorno e invitare i cittadini a partecipare numerosi. La festa dell'unicorno ormai è una festa a carattere nazionale o anche oltre, richiama migliaia di persone a Vinci, richiede un'organizzazione straordinaria della quale ringraziamo il Comune e tutti gli organizzatori, ed è un evento davvero straordinario. Il Borgo di Vinci, già di per sé bellissimo, che rappresenta tutta l'immagine della Toscana, si trasforma completamente, diventa un luogo magico, di fantasia, dove è assolutamente importante, bellissimo per tanti andare a visitare questo spettacolo, e tutti gli anni si rinnova. Dopo 2 anni di pausa per Covid sostanzialmente, quest'anno ritorna l'edizione a pieno regime, e quindi sarà una grande occasione per tutti i toscani, ma non solo, di andare a Vinci il 29, 30 e 31 luglio. Ma intanto devo dire che è una grande soddisfazione vedere tornare la festa dell'unicorno a Vinci dopo 2 anni di stop, e devo dire la soddisfazione è doppia, perché la festa ritorna con dei numeri importanti. Se noi andiamo a vedere il numero degli spettacoli, vediamo che ci sono oltre 300 attrazioni nei 3 giorni dell'evento, ci sono oltre 400 espositori e soprattutto il centro storico di Vinci viene suddiviso in 9 aree tematiche, proprio perché questo è il festival della fantasia, del mondo fantastico, e quindi è giusto che ogni anno
straordinaria rappresenti un sottogenere della letteratura fantastica. Gli uffici comunali insieme alla Compagnia dell'Unicorno sono al lavoro dai primi giorni di questo anno e tutte le indicazioni che abbiamo, insomma, è quello di avere una edizione che possa essere la ripartenza vera e propria di questa manifestazione che nel 2018 e nel 2019 hanno portato oltre 40.000 persone, insomma, a vincere in questi tre giorni. Thank you.